Ciao a tutti e salve, qui è XincoStarKappa. Oggi sono qui con il secondo episodio di Rabiribi. Vi chiedo scusa se nello scorso episodio non si sentiva l'audio del gioco, ma ho mandato a fanculo praticamente tutto. Oh shit, sono un idiota. Comunque voglio prima vedere cosa c'è di qua prima di andarmene a destra. Anche se probabilmente la strada giusta è a destra, ma giusto per essere sicuro. Sono me. Ah, non è bastato. Vabbè, ci arrivo. Sì. Mi sa che non posso passare. Esatto. Quindi sì, come avevo intuito, la strada giusta è proprio qua, a destra. E allora andiamo semplicemente a destra. Spero sinceramente di aver messo, di aver settato le impostazioni giuste adesso. Perché se non ho impostato le... Se ho messo le impostazioni sbagliate sarebbe un fail pazzesco, perché vi provereste con due episodi senza audio di gioco. O meglio, si sentiva l'audio di gioco, ma molto molto basso, cioè... double kill! Quindi adesso faccio la combo molto più velocemente. Non di tanto, però sì. Cioè, mi aspettavo tipo un ta 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 invece. Boss battle. Che sia questa la fatina di cui parlavano. Non siamo proprio un coniglio. Cioè, siamo come ho detto nell'episodio scorso, siamo metà coniglio. Sta lontana Ribbon. Non è per niente buona da mangiare. Va bene. Ribbon. Che poi sinceramente a me danno fastidio i personaggi che parlano di se stessi in terza persona. So che a qualcuno potrebbe sembrare un lato carino, ma a me sinceramente dà fastidio. Anche se ci sono delle piccole eccezioni che faccio, però sono molto 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 poche. Sì, appunto. Ribbon, please. Oh shit. Sta caricando qualcosa, non mi piace. Oh shit. Ah, non sono più di uno. Ok, posso ancora colpirlo. Non più. Anzi, sai che ti dico? Vaffanculo! Avvicinati qui. Vabbè, su quanto sono nove. Minchia, gli ho fatto... Era un colpo critico quello? Ok. Eccola. La mossa... Oh shit. Vabbè, se è solo... Ovviamente non era solo così. Please don't. Quindi se io me ne resto fermo qui, in teoria... Ecco. Me ne stavo zitto. Oh no. 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 Y giù per hammer drill. Oppure devo tipo tenerlo... Carica. Ma basta. Questi stanno fermi. Ecco. Te pareva che... Oh no 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 no. Non so dove schivare. Come l'ho schivato non lo so. Probabilmente per un bug, ma chi se ne frega. Oh shit. No. Non è arrivato il mio giorno per morire. Sono solo una piccola coniglietta. No, allora tieni. No! Basta, va bene. Allora ti ucciderò con un colpo normale. Guarda che palle. Noi siamo pacifici e poi dobbiamo prendere a martellate tutti. Zaina. No, non ti preoccupate. Lily Pixie Forgive. Ma minchia, chiamare una fata Pixie mi... Cioè, più mainstream di così non si può.
Dai, svegliati, piccola foto. Ma che poi, per quanto ne so, i conigli non mangiano le fate, ok? Per quanto ne so. Ma human, non si... è vero, Ribbon non lo sa. Dove è andato quel coniglio gigante? Ma scusa, davvero la carne non è buona per... Ma anche io da bravo coglione. I conigli sono erbivori. Io da bravo idiota penso... Poi vabbè, ci sono le storie... Quelle che non mi piacciono, quelle brutte dei conigli mannari o cose del genere, quindi vabbè, lasciamo perdere. È ovvio. Magia. Come un sogno. Cioè, quindi forse è sempre desiderato Steam? Boh, non lo so. Ok. Ok, sì, certo, non c'è niente di serio. Proprio no, no, nulla. Ovviamente la piccola Irina da brava persona spensierata non si insospettisce. Vabbè, è un lato che ce la fa apprezzare di più. Penso. Perché se sta cosa continua tipo all'infinito potrebbe iniziare a rompermi le scatole. Però vabbè. Una ragazza bionda. Una bionda, eh? Ma comunque non ve l'ho detto nel primo episodio, ma sto giocando col controller perché già gioca perché gioco meglio col controller per qualche strano motivo, nonostante io di solito non ho mai giocato col controller, cioè è da qualche mese che ho iniziato a giocare ai giochi con il controller, prima lo facevo sempre con la tastiera. Ok, quindi praticamente Ribbon utilizza la magia che ha lì. Ok. Posso caricare l'attacco. Ok, bene, bene. Interessante, quindi adesso possiamo anche attaccare da lontano. Come ci arrivo lì? Ribbon, mi aiuti te? Sì, proprio. Sarei anche un coglione, ma purtroppo però non è abbastanza. Anche se sì, se fosse stato un altro videogioco probabilmente si sarebbero aggrappati alla sporgitura per tirarci su dopo con le loro forze, però dato che in questo videogioco non ce lo permettono, faremmo finta di non arrivarci nemmeno con le braccia. Ok. Ok, quindi Rimborn ha degli interessi verso il maestro, eh? Fatina curiosa. Ok, quindi no, non dovremmo utilizzare. Per un momento livello un attimo la piccola. Ah, però questi sì. Ok.
No, c'era un attacco che avevamo. Non questo! Oh. Vabbè, fanculo. Lo guarderò dopo. Ricaricami la vita. Ah, comunque non vi ho mostrato una cosa nel coso nell'episodio precedente, ma qui nel menu abbiamo lo status che possiamo vedere anche tutte le... Ah, ma è in aria, quindi... Io da bravo idiota. Ok, quindi è qualcosa tipo... Bello. Mi gusta. Bene. Adesso inizio a salvare nei secondi... Nei secondi posti. Cioè, negli altri posti, perché adesso sto registrando. Non è più il primo episodio, quindi... Ok, li ho presi tutti e tre, non so come. E X giù anche io da bravo idiota. Avevo premuto... E Y... Vabbè. Ci provo. Voglio vedere quanti danni fa. Sono danni ripetuti, sono più... Sono danni più alti. In confronto all'Apsme... Ah, se è l'Asp... Vabbè, comunque il Hammer Grillo, come si chiamava. Ok, quindi si chiama Warp Stone, quella specie di cerchio cosa, ok. Mischitti. Infatti dov'è Mischitti? Perché non mi ricordo. Io mi dimentico troppo presto i nomi dei personaggi. Ah no, era Cocoa. 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 Dove è finita Cocoa? Cioè, in teoria... Lei dovrebbe essere finita qui, dovrebbe essere qui da qualche parte in questa caverna, perché si è teletrasportata prima di noi e poco dopo siamo arrivati noi. Oppure tipo ha messo un settaggio diverso, cose del genere. Ah, ok, quindi praticamente le warpstone ti... Se non sei mai stato in nessun posto ti trasferiscono nella warpstone più vicino, ok? Step up. Ok, in posti in cui entri... Ok, qui c'è qualcosa di strano. No, ho visto male io, cioè, perché stavo guardando la freccia per vedere se effettivamente la cava era al posto più vicino, e sì. Non ho idea di cosa sia questo, però è decisamente più lontano della cava. Quindi andiamo nella foresta. Ok. Che ti aspettavi, piccolerina? Ah, Cici Cleaner! Ok, quindi dobbiamo... ok. Salviamo. Ok, andiamo, let's go. Vedo due conigliette. Oppure sono tipo i fake. Ho davvero visto un coniglio qui. Questo dimostra che il tuo amore per i conigli non è abbastanza forte. Se magari si girano potrebbero trovare questo coniglietto. Provato la mia specie? No, mi dispiace, Rina. Ribbon Fagot.
Ho un brutto presentimento. Cabani Fanny Pierce. Un coniglio in una forma umana, sì, è il paradiso per molti di noi. Almeno per chi, o almeno per chi guarda anime e ha quel tipo di cose che le piacciono. Minchia, la faccia di Ribbon in questo momento è tipo... Boh, sembra che stia avendo un orgasmo. Cioè, basterebbe tipo un arrossamento sulle guance e sarebbe perfetto. Che poi hanno tolto la musica, oh. Weirdos. Ok, quindi sono nemici. Sì, sono nemici. Aia. Aia. Oddio. Easy. Anche se... Oddio. Io sono in casual e questa è la cosa che devo ricordarmi. Sono in casual. Cioè, che è la difficoltà più semplice e sto avendo problemi dall'inizio. Bello, mi dicono che sono molto bravo a questi tipi di giochi. Sì, ce l'avevamo capito da come stava parlando Coco. Cioè, o al meglio, noi l'abbiamo capito, la piccolerina no. Reazione naturale. Che nome di merda è? Ma un nome migliore. Ah, quindi in questo mondo i conigli sono quasi estinti. Ora capisco perché tipo la gente... Cioè, perché la gente si tiene così tanto al fatto che il maestro ha perso il coniglio perché dato che sono quasi in via di estinzione, questo è un grande problema. Sono mersi, ok. Quello che, cioè, nel gioco, in questo momento, quello che ci fanno è semplicemente danneggiarsi, danneggiarsi, ma se tipo fosse... In real life probabilmente farebbero cose che farei anch'io ad Erina nel caso la vedessi. E sono cose che mi manderebbero in carcere, quindi sì, ma se le tengo lontano. Erina è mia. Piccola Erina ancora non ha capito che stanno fingendo di essere conigli, povera. Ok, quindi stanno apparendo al... Tri. Vabbè, è stato semplice. Potrei approfittarne per level... Voglio livellare! Lasciatemi livellare! Che poi non ho controllato una cosa. Se tengo premuto X e sono in grado di spostarmi per facendo l'attacco caricato di Ribbon. Controllo dopo. Rino ovviamente se ne frega e guarda la spiaggia, vabbè, anche io guarderò la spiaggia perché la spiaggia è bella, soprattutto il mare, adoro il mare. E non lo dico perché sono nato in un posto dove praticamente il mare era a 5 passi da casa mia, no, no, assolutamente no, no, lo giuro. Ok. Ravin. Ok, quindi se no siamo visti. Cioè, se questa è la piaggia, vicino ci sono delle rovine. E dopo le rovine c'è Rabi Rabi Town, ok. Ok, quindi. Lasciate. Posso tornare di qua per salvare? Sì. Oh shit. Ecco, controllo. Sì, sono in grado di muovere. Ah!
Ok, non me lo aspetta, non mi aspe... non mi sarei aspettato che pure. Perché devo proprio aspettare la fine? Ok, ho tipo fatto sia il pentacombo, bene. Megus. Easy. No. Hanno finito di sti mostri di venire. Voglio soltanto ricaricarmi e salvare. Era qui il salvataggio, vero? Sto facendo un po' l'abitudine. Sì. Oddio. Però dove cavolo era il salvataggio? Era da questa parte, no? Spero. Altrimenti faccio il film più grande della mia vita. Ne ho preso uno dalla distanza, bene. Adesso si carica più velocemente. Perfetto, quindi posso. No. Allora devo proprio davvero aspettare che finisca del tutto. Oddio. Però i punti speciali o special points finiscono piuttosto in fretta. Bene, adesso faccio un piccolo taglio e ci rivediamo alla spiaggia. Cos'è successo? Ok. Oh. Quindi esistono anche questi tipi di posti in questo gioco. E dato che qui c'era un coso, sì, io facendo così, così, no, così. No. Ok, quindi si torna su da lì. Qui sono troppo basso per andare. Interessante. Allora sì, apriamo questa cava. Subito. La combo adesso è più rapida. Vediamo un po'. Mi gusta questa rapidità. Ecco, è quella che stavo cercando prima. Perché tutto così lento? Che sia questo il frame drop che... Posso respirare sott'acqua oppure muoio dopo un po'? Minchia se i movimenti sono su... Ok, non sono in grado di andare lì. Vabbè, unlucky. E dato che non sono in grado di abbassarmi, ce ne torniamo sopra. Perché noi siamo conigli salterini. E anche i migliori sul quartiere. Però dà fastidio non poter raggiungere quello. Perché sono sicuro che è un power up. Non so di cosa, però è un power up. Vabbè, taglio e ci vediamo alla spiaggia. Eccoci arrivati a Rabi Rabi Beach. Bene, andiamo. Mana? È il mana per caso? Sì. Ah, sia gli SP che il mana, ok. Bellina Ribbon. Che continua a girare lì. Vabbè, c'era un. C'era un punto di salvataggio proprio qui, non ci credo. I gatti sono malvagi? Sì. Che palle. Vabbè, parliamo con questi due, però chiudo l'episodio. Tutti questi in questa mezzanine per cercare conigli. Sì.
È davvero una buona idea? Nessuno di voi è qui per giocare. Perché allora non vi rendete sui conigli? Ah, è vero che loro pensano che anche noi siamo uno di quelli. Di quegli idioti che. Di quei conigliofili, ecco. Chiamiamoli conigliofili. Oh, c'è una warp, quindi no. Sì, chiudo l'episodio qui. Ma il mana com'è che lo spreco? Ah, così. Peccato. Vabbè. Per questo episodio è tutto, noi ci vediamo con un prossimo episodio. Bye bye!